Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Kickstarter e oggi sono su GTA Online. Oggi ragazzi vi mostro un nuovissimo glitch che vi permetterà di fare RP Infinity su GTA Online. Bene, credo che questo glitch si può fare su tutte e due le piattaforme, ovvero la 360 e la PS3, dato che è una missione creata da Rockstar e non dovete scaricare niente dal Rockstar Social Club, insomma. Quindi ragazzi, credo che la potete fare tutti, solo che dovete avere la missione sbloccata e un canale armato possibilmente. Bene, una volta che avete questi requisiti, dovete semplicemente fare la missione, ovvero farla partire mettendo pausa, online, attività, ospite attività, create da Rockstar, poi andate su missioni e dovete cercare la missione ora del checkout. Una volta che avete trovato la missione ora del checkout, fatela partire e se volete farla in due, potete benissimo farla. Così guadagnerete più RP magari e così ne guadagnerà anche il vostro amico. Quindi ragazzi, una volta che avete messo la missione, vi consiglio di metterla su difficile, tanto è facile, e iniziamo subito con la missione. Una volta che partite la missione, dovete semplicemente chiamare la Pegasus, richiedere il vostro carro armato, e una volta fatto questo, dovete andarlo a prendere. Il carro armato vi servirà per fare fuori i poliziotti, che più poliziotti farete fuori, più RP farete durante la missione. Quindi un sacco di RP potete fare con questa missione. Quindi andate a prendere il vostro carro armato, che a me è spawnato dentro la spiaggia, e va bene così, tanto è vicino al testimone. E una volta che avete preso il carro armato, dovete dirigervi verso il testimone. Bene, una volta che siete arrivati dal testimone, dovete semplicemente ucciderlo e in questo modo farete l'obiettivo della missione, insomma, lo compierete. A questo punto dovete scendere dal carro armato e fare la foto con Snapmatic al testimone che è morto. In questo caso l'ha fatto il mio amico, la foto, perché insomma stavamo giocando in due e io non avevo voglia di scendere dal carro armato e quindi l'ha fatta lui la foto. Una volta che avete fatto la foto, vi comparirà Semina la polizia, Semina gli sbirri. Fatto questo dovete ammazzare quanti più veicoli della polizia e così potete semplicemente fare RP. Quindi io ho fatto 6, 7, 8 minuti ad ammazzare la polizia e ho guadagnato una bella cifra di RP. A questo punto dirigetevi verso la casa di Matrazzo, chiamate l'Esser e fate Semina gli sbirri. A questo punto finite la missione andando nel cerchio giallo. A questo punto vi comparirà che la missione è finita, insomma l'avete vinto. E io ho guadagnato ben 16.000 dollari, che sono un sacco di dollari per una missione, e ben 4.500 RP circa, 4.355 per esattezza. E potevo stare anche di più. E non ho messo neanche la missione a difficile, era a normale a me. Quindi vabbè. Bene ragazzi, detto questo, vi invito a lasciare un bel like al video, iscrivetevi al canale per altri contenuti di GTA Online, passate nella mia pagina Facebook, link in descrizione, commentate qui sotto dicendomi che cosa ne pensate di questo glitch, o di questa missione insomma, anche con un subito ciao per rimanere aggiornati con i nuovi video se non ci avete niente da dire, e mi raccomando fate questa missione perché vi dà un sacco di RP. E ciao ciao!